Nel tranquillo villaggio di Nara, tra i monti e i boschi di ciliegi in fiore, viveva un giovane monaco di nome Hiroshi. La sua vita era dedicata alla ricerca dell'equilibrio tra mente e corpo, un cammino intrapreso sotto la guida amorevole del saggio maestro Zen, Akira. Hiroshi passava le sue giornate in meditazione, seduto su un tatami nella piccola stanza del tempio, con il suono rilassante di una cascata nelle vicinanze. La sua mente vagava tra i pensieri come foglie portate via dalla corrente di un fiume, mentre il suo corpo si univa al ritmo tranquillo della natura. Il maestro Akira, con il suo viso rugoso e gli occhi saggi, osservava il giovane monaco con attenzione. Hiroshi, trovare l'equilibrio richiede pazienza e consapevolezza. La mente è come un giardino, e il corpo è il terreno su cui piantiamo i semi. Coltiva entrambi con cura. Un giorno, mentre Hiroshi meditava nella foresta di bambù, incontrò una donna anziana di nome Mei. I capelli grigi come la nebbia mattutina, Mei era conosciuta per la sua saggezza e la sua abilità nell'arte della cura delle erbe. Si avvicinò a Hiroshi con un sorriso gentile e disse: «Giovane monaco, ho sentito parlare della tua ricerca. Le erbe possono aiutarti a trovare l'equilibrio tra mente e corpo». Mei condusse Hiroshi attraverso sentieri segreti della foresta, raccogliendo erbe rare e aromatiche. Spiegò come ognuna di esse avesse il potere di calmare la mente o rinvigorire il corpo. Hiroshi imparò a preparare tisane e unguenti che avrebbero aiutato nella sua ricerca interiore. Mentre il giovane monaco mescolava gli ingredienti nel piccolo laboratorio del tempio, Akira lo osservava con approvazione. «Hai imparato a utilizzare la saggezza della natura per bilanciare la tua esistenza, Hiroshi. Ma ricorda, l'equilibrio è un viaggio senza fine». Il villaggio di Nara prosperava, grazie alla pace e alla saggezza diffusa dal tempio. Hiroshi divenne una guida rispettata, consigliando gli abitanti del villaggio su come trovare armonia nelle loro vite. Un giorno, durante una passeggiata nei campi di loto, Hiroshi incontrò un giovane pittore di nome Yuki. Yuki dipingeva paesaggi incantevoli, ma la sua mente era tormentata dall'insicurezza. Hiroshi gli offrì una tisana rilassante e disse: «Trova l'equilibrio tra la tua arte e la tua anima, Yuki. La tua pittura sarà più bella quando la tua mente e il tuo cuore saranno in sintonia». Il racconto di Hiroshi e della sua ricerca dell'equilibrio tra mente e corpo si diffuse oltre i confini del villaggio di Nara. Gli abitanti dei villaggi vicini giunsero per imparare dalle sue esperienze e dal suo insegnamento. Nel cuore della notte, mentre la luna illuminava il tempio di Nara, Hiroshi continuava il suo viaggio verso l'equilibrio. Il suono della cascata e il profumo delle erbe riempivano l'aria, creando un'atmosfera di pace e consapevolezza. Nelle notti serene, Hiroshi continuava il suo cammino nel giardino del tempio, illuminato solo dalla luce argentea della luna. Il suono delle foglie che sussurravano al vento e il canto notturno dei grilli accompagnavano il suo passo leggero attraverso il sentiero di pietra. Il tocco delicato dei petali di loto sulle sue mani lo avvolgeva come una carezza, e l'aria fresca portava con sé il profumo avvolgente dei fiori di ciliegio. Nel corso degli anni, il villaggio di Nara prosperò sotto l'influenza positiva del monaco Hiroshi. Gli abitanti impararono a vivere in armonia con la natura, ad apprezzare la bellezza del presente e a trovare la gioia nella semplicità. Il tempio divenne un luogo di pace, dove l'odore rassicurante dell'incenso si mescolava con il suono leggero delle preghiere sussurrate. Un giorno, durante un tramonto arancione e rosa, Hiroshi si sedette nei giardini del tempio con il maestro Akira. «Maestro», disse Hiroshi con gratitudine nel cuore, «ho imparato che l'equilibrio non è un punto fisso, ma un flusso costante come il fiume che scorre tra le montagne». Akira sorrise, gli occhi riflessi nei raggi del sole che scendeva all'orizzonte. «Hai compreso la verità, Hiroshi. La vita è un ciclo, come le stagioni che cambiano. Trovare l'equilibrio è un'arte, e tu sei diventato un maestro di quest'arte». Il crepuscolo scese, avvolgendo il villaggio di Nara in un'atmosfera magica. Le lanterne di carta illuminarono il sentiero che portava al tempio, e il suono dolce di una flauta di bambù si diffuse nell'aria.
Gli abitanti del villaggio si riunirono per festeggiare la vita, con canti e danze che risuonavano come melodia in armonia con la natura circostante. Nel corso degli anni, il nome di Roshi si diffuse oltre i confini del villaggio. Gli studiosi viaggiarono per imparare dalle sue esperienze, mentre gli artisti cercavano ispirazione nei giardini del tempio. Il villaggio di Nara divenne un luogo di rinascita, dove le menti si librarono come petali di ciliegio portati dal vento, e i cuori si aprirono come boccioli che si schiudono al sorgere del sole. La vita di Roshi divenne un racconto leggendario, tramandato attraverso le generazioni. Il suo insegnamento sulla ricerca dell'equilibrio tra mente e corpo continuò a ispirare, come un raggio di luce che attraversa le fronde degli alberi per raggiungere il suolo. E così, la storia di Roshi di Nara si fonde con il paesaggio eterno, un canto sottile nell'aria, un dipinto vivente che celebra la connessione profonda tra l'uomo e la natura. L'equilibrio diventa un'esperienza sensoriale, un profumo di fiori di loto nel vento, una melodia dolce che accompagna il cammino della vita. Vi invito a riflettere su questa storia intrisa di saggezza e armonia, una storia che ci insegna il significato profondo di trovare l'equilibrio tra mente e corpo. I Roshi di Nara ci offre lezioni preziose che possono illuminare il cammino della nostra vita quotidiana. Innanzitutto, consideriamo la ricerca incessante di Roshi. La sua determinazione nel perseguire l'equilibrio ci insegna che la vita è un viaggio continuo, non un punto fisso da raggiungere. Ogni passo che compiamo, ogni respiro che prendiamo, è parte integrante di questo percorso. La chiave è abbracciare il flusso della vita con consapevolezza e pazienza. Roshi ci insegna anche l'importanza di connetterci con la natura. Nel nostro mondo frenetico, spesso dimentichiamo di immergerci nei ritmi naturali che ci circondano. La vita moderna può essere come un turbine impetuoso, ma dobbiamo trovare il tempo di ascoltare il suono del vento tra gli alberi, di sentire il calore del sole sulla pelle e di apprezzare la bellezza dei fiori che sbocciano. Le erbe di Mei e gli insegnamenti di Akira ci ricordano che il benessere della mente e del corpo è strettamente legato a ciò che nutriamo dentro di noi. Abbiamo il potere di curarci attraverso scelte consapevoli, che siano legate alla nostra alimentazione, alla nostra mente o alle nostre relazioni. Prendiamoci cura del giardino della nostra vita con attenzione e amore. Nel villaggio di Nara, la comunità ha imparato a vivere in armonia, e questo è un insegnamento fondamentale per tutti noi. Le relazioni umane sono il tessuto connettivo della nostra esistenza. Trovare l'equilibrio richiede anche il supporto e la comprensione degli altri. Insieme possiamo costruire un ambiente di crescita e ispirazione reciproca. Infine, consideriamo l'idea che l'equilibrio è un'arte. Significa coltivare un'attenzione consapevole alla nostra vita, intessendo il nostro quotidiano con momenti di meditazione, gratitudine e consapevolezza. Come il maestro Akira diceva ai Roshi, trova l'arte nell'equilibrio, e sarai il maestro della tua esistenza. In conclusione, vi invito a incorporare queste lezioni nella vostra vita quotidiana. Siate come i Roshi, abbracciate il flusso della vita con pazienza e consapevolezza. Connettetevi con la natura, curatevi con saggezza, costruite relazioni significative e trasformate la vostra esistenza in un'opera d'arte, un'armonia tra mente e corpo. Che ognuno di voi trovi la propria via verso l'equilibrio, e che questa via sia illuminata dalla luce interiore che risplende in ciascuno di noi. Carissimi amici che avete viaggiato con me attraverso la storia di Roshi di Nara, spero che abbiate trovato ispirazione e saggezza in questo racconto intriso di armonia e equilibrio. Ora, vi invito a portare queste preziose lezioni nella vostra vita quotidiana. Se avete trovato valore in questa narrazione, vi prego di sostenerci iscrivendovi al canale. Cliccate sul pulsante dell'iscrizione in basso e unitevi alla nostra comunità di cercatori di equilibrio. Sarà un viaggio in cui condivideremo saggezza, riflessioni e pratiche quotidiane per trovare l'armonia tra mente e corpo. Non dimenticate di lasciare un like se avete apprezzato la storia di Roshi. Un semplice gesto che ci aiuterà a diffondere queste preziose lezioni a un pubblico sempre più vasto.
La vostra interazione è la chiave per costruire una comunità che cresce e si nutre dell'energia positiva della saggezza condivisa. Inoltre, condividete questo video con coloro che pensate possano trarre beneficio da queste lezioni. La condivisione è un atto di generosità che può illuminare il cammino di altri, proprio come la luce della luna illumina il sentiero di Hiroshi. Infine, lasciateci sapere cosa pensate nei commenti. Condividete le vostre riflessioni, le vostre esperienze o le vostre domande. La vostra partecipazione rende questo spazio un luogo di scambio e crescita reciproca. Grazie per essere qui, grazie per la vostra attenzione e grazie per essere parte di questa comunità che cerca l'equilibrio e la consapevolezza. Vi aspetto nei prossimi video, pronti a esplorare insieme il meraviglioso mondo dell'armonia interiore. Iscrivetevi, lasciate un like, condividete e commentate. Il vostro supporto significa il mondo per noi. A presto!